Benvenuti all'edizione quotidiana di Gran Torino News. Piero Fassino ha inaugurato lo scorso venerdì un ciclo di giornate dedicate a 6 progetti per Torino Capitale, incontrando gli enti e le istituzioni che operano nel mondo del lavoro e dell'occupazione. Fulcro della giornata dedicata al lavoro, l'appuntamento Tempi moderni, lavorare meglio o meglio lavorare? Carta etica e lotta al precariato sono i due capisaldi intorno a cui sono costruite le mie proposte sul lavoro. Così ha detto il candidato sindaco del centro-sinistra. Tra i relatori, oltre a Dario Franceschini, Cesare Damiano. Ecco le dichiarazioni che il capogruppo PD nella Commissione Lavoro della Camera ha rilasciato ai nostri microfoni. Credo che a livello locale sia molto importante dotare soprattutto i giovani di strumenti di orientamento. Il mercato del lavoro è una giungla piena di regole, di contratti, è difficile orientarsi, dare una bussola, informare, dare la possibilità di scegliere, dire che si può evitare il lavoro nero e il lavoro grigio perché ci sono tante forme di lavoro che hanno una copertura previdenziale di tutela dagli infortuni anche quando si tratta di un lavoro saltuario, di un lavoro serale. Poi bisogna, diciamo, avere una legislazione che sostenga la stabilità. Io credo che noi dovremmo arrivare ad un grande obiettivo, quello di far sì che il lavoro, quando è stabile, quando dura nel tempo, costi meno di quando è un lavoro provvisorio. Cioè le imprese devono abituarsi a pagare di più quando chiedono flessibilità. Quando danno stabilità, quel lavoro deve costare di meno. Poi disboscare tutte queste forme di lavoro. Abbiamo il lavoro stabile, abbiamo il tempo determinato, abbiamo il lavoro interinale, abbiamo il lavoro a progetto, abbiamo la collaborazione coordinata continuativa, abbiamo il lavoro accessorio, abbiamo i voucher, abbiamo mille forme di lavoro. Non tutte servono, prendiamo la flessibilità essenziale che serve all'impresa, tutto il resto togliamolo. Poi c'è un aspetto previdenziale per i giovani. Tanti lavoretti corrono il rischio di produrre tanti piccoli contributi che si perdono. Sommiamoli tutti, non si perda neanche un'ora di contributo, perché alla fine potremo scoprire che questi giovani, con il lavoro frammentato per la vita, non avranno una pensione minima quando diventeranno anziani. Ieri, 1 maggio, si è svolto per le strade del centro il corteo dei lavoratori. La nostra troupe ha incontrato i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, il candidato sindaco Piero Fassino e il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. Viviamo in una città che ha il 32,5% di disoccupazione giovanile. È un dato che è un allarme. E abbiamo intenzione di dedicare proprio questo 1 maggio a questa emergenza. Quando un'intera generazione rischia di essere bruciata, pone un problema al Paese e pone anche un problema al sindacato confederale. Sono gli invisibili, quelli che hanno pagato la crisi ma non risultano neanche nei numeri perché erano contratti temporanei, semplicemente sono stati lasciati a casa. Ma c'è anche un problema grosso ancora sugli ammortizzatori sociali per quanto riguarda gli ultra quarantenni e cinquantenni che rischiano di non trovare più una impresa che li riassuma. Quindi anche lì bisognerebbe fare delle politiche attive del lavoro, dei corsi che servano a loro, ai lavoratori e non a chi li forma, perché bisogna cercare di investire dove effettivamente c'è una richiesta di mercato, tenendo presente che in questi 3 anni si sono distrutti 1 milione di posti di lavoro, ma se ne sono creati 600.000, quasi tutti occupati da lavoratori immigrati. Faccio notare che dentro questi 1 su 3 che non lavorano, ce n'è anche chi non lavora e non studia più, quindi abbiamo anche un problema nel problema. Lo sforzo su questo aspetto deve essere massimo da parte di tutti, così come va fatto uno sforzo soprattutto su quei lavoratori adulti che oggi sono in cassa integrazione, che formalmente non hanno perso il lavoro, ma che però rischiano anche di rimanere per lunghi periodi inattivi, con un reddito decurtato, e poi nel momento in cui ci fosse un'opportunità di ripresa di non essere più adeguati dal punto di vista professionale. Non solo perché è la festa del lavoro, ma perché viviamo una fase di crisi economica nella quale molti vedono il loro lavoro insidiato e messo in discussione, o addirittura ce l'avevano e non ce l'hanno più. È la conferma di quello che io ho ritrovato nella mia campagna elettorale. Una persona su due di quelli che io incontro sui mercati, nelle piazze, mi parla del figlio o del nipote che un lavoro non ce l'ha o che ce l'ha precario, insicuro, incerto. Io credo che questo 1° maggio ci deve sollecitare ancora di più a mettere il lavoro al primo posto e dedicare al lavoro ogni energia.
Bisogna lavorare sulla prevenzione. Ecco, io non mi rassegno a che l'affidabilità e la competitività delle aziende sia incompatibile con questo e anche con salari migliori, perché con salari da 1.200 euro non è possibile pensare di dare dignità a una famiglia in una grande città, in una grande area metropolitana e in generale nella nostra società. E questa non incompatibilità secondo me passa attraverso uno snodo, che è quello della partecipazione e del confronto. Vi ricordiamo gli appuntamenti di Piero Fassino di domani, martedì 3 maggio. Alle ore 9 incontrerà commercianti e cittadini al mercato di Corso Racconigi. Alle ore 12 parteciperà all'incontro con il Collegio dei Costruttori Edili presso la sede di via San Francesco da Paola 39. Alle ore 18 Piero Fassino parteciperà all'incontro Torino 2016, la sfida sociale, presso la fabbrica delle E in Corso Trapani 91B. All'incontro parteciperanno Michele Emiliano, sindaco di Bari, Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, Michele Curto, candidato SEL al Consiglio Comunale e Furio Colombo, giornalista, scrittore e politico. Alle ore 21 Piero Fassino assisterà al concerto delle fanfare dell'esercito italiano in Piazza San Carlo. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Gran Torino News.